Sì, no, va bene, ora aspetta un attimo. Seguo qui. No, seguo qui, tutto più di me. Sì. Beato te che da 28 anni, 29, a te tornai. È una sega, sì. Andato in Bosnia Erzegovina. Perché tu sei andato nei 90? Eh? Andà ora. Bella figa. E lo so, ascoltami. A me mi dispiace, io... Capisco tutto, ora non c'è da ridere. La situazione... Non è da ridere, c'è nulla da fare. Le battute, sì, ma tu poi si fa tutte le battute tu vuoi, ma ora c'è da urlare, da... siamo sul giorno di una guerra mondiale. No, sì, ridi. E se te lo dico io ci vorrei vedere. Siamo sul giorno di un po', perché non mi ha detto ci sia, però c'è una grossa possibilità che la ci possa essere. Lo so. Perché? È semplice, perché il capitalismo le sue crisi le risolvono le guerre. Studia la storia e tu vedrai che ho ragione io. Il capitalismo le sue crisi non le risolve con la risoluzione delle crisi, che vorrebbe dire il crollo di capitalismo, perché nel momento in cui tu dovresti fare, per risolvere una crisi di questo tipo dovresti fare una società più equa. Siccome il capitalismo non gliene frega proprio nulla di fare una cosa più equa, allora bella guerra, vuota gli arsenali e poi dopo riparte tutto, perché c'è da ricostruire mezzo mondo, capito? Tutto semplice. Lo so. No, sono cazzi tua, no cazzi mia. Io sono bello e vecchio e te invece te sei ancora non hai fatto altro il casino nella vita. So che tu mi garbi a suonare, per carità. Bravo. Però cosa vuoi dire? Che c'è? Esce le chiocciole, sì. Ma anche le chiocciole vuoi? Le sento all'acqua e vengono fuori. Non mangiate le chiocciole. A me garbano. Perché? Ti dico la verità, un po' pigliate, perché c'ho anche dei fossi in cui ci sono vari tipi di varie specie, c'è quelle, le martinacci, ci sono tutti, ma e siccome mi dispiace come fanno a cucinarle. Sì, le mi piacciono, però non tanto da giustificare. E allora, una pausa della fattura, quella dell'Este di Colonnata. L'Este di Colonnata è una nostra amica da quando sono nato, cioè, ma anche da prima. Noi siamo andati tutti dai suoi mariti a farsi i capelli per anni. E allora mi ha raccontato una scena delle chiocciole da schianto. Gli era andata in una famiglia, ora senza fare nomi, l'Este si può raccontare perché lei è una mia, quegli altri insomma sono gente in gamba, perché la gente per bene, ma insomma, li conosco poco, senza fare nomi, comunque una famiglia per bene, non ci si ha a fare, cioè se è trovato un monte di chioccio l'Este, vieni, ti si invita a mangiare, andò anche a dare in mano a prepararle, no, queste chiocciole, e le inventò di tutti i colori. Perché c'è varie ricette e loro allora fecero quella a sugo, no? La ricetta delle chiocciole a sugo. E dice che praticamente l'abbiamo fatto un primo, bene, abbiamo fatto un primo e o degli antipasti, e poi come secondo l'abbiamo fatto due o uno, un tegame così di d'alluminio arti a questa maniera, così. Piani di chiocciola, no?
che gli avevano, c'era questo sughino in fondo, perché sono, quando si è fatta bene sono buone, però c'è questo affare a questa maniera, dice, con due maniglie enormi, e c'era questa cupola di chiocciole, dice, ogni tanto si andava a rigirare e era sul fuoco. Insomma, a un certo punto ci si parte e si ce l'erano sulla tavola della cucina, così loro gli erano salotto, sai, una decina, 15 persone a mangiare, che a un certo punto mangiano il pilla, che passi, il primo che fa le ceste, le vattus di là, da cimano, va a pigliare il tegame delle chiocciole. L'Ester va a pigliare il tegame, me la raccontò, che penso sia, va a pigliare il tegame delle chiocciole. In cucina c'era la finestra aperta, gli erano entrati 10 gatti, dentro 10 gatti ce l'hanno messi tutti intorno a questo pentolone, a questa maniera, e la mia bella, dice l'Ester, no, dice, l'avevano fatte lucide, cioè praticamente bianche, sicché tutti, allora Ester, forza, che arriva queste chiocciole, allora dice, non sapevi che fare, cioè, sai che ho fatto? L'ho messo un po' di fuoco, dice, ora le riscaldo, l'ha messo di fuoco, ci ho dato una bella razza, ce l'ho rigirato almeno, e poi ci ho fatto l'entrata trionfale in salotto. E allora che succede? Questi gli dice, come? Tu li mangi te, se no mi è rimasto la razza, e mi basta, il primo e l'antipasto, dice, ma non ne digerisco. Ma che sei, ma queste cose le abbiamo altre da noi. C'è delle figure davanti da noi, l'Ester, quando si era piccini, il suo figliolo, se era in mare, la mia mamma, l'Ester, e io piccino, no? Piccino, io ero il più grande di tutti, c'era Giovanni, il suo figliolo, e la Giudizia. E, insomma, se arriva in mare lì, il secondo giorno, piccia Cristella a tutte e tre. Tutti e tre abbuonito sui coso. Aspetta, no, dammi, può segare l'anima di contrabbasso. Vai, seguo l'anima di contrabbasso.